Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Quando devi presentarti ad un'audizione, come ti prepari? Cantare in Libertà. Intanto, se i brani da portare all'audizione sono più di uno, ordinali già per importanza, diciamo per quelli che ti vengono meglio, e ovviamente alla domanda quale vuoi cantare per primo, fatti trovare preparato, quindi scegli subito il brano. In questo modo si vedrà la tua sicurezza e si capirà che sai il fatto tuo e che sai quello che vuoi. Sii ovviamente pronto a cantare tutto quello che ti chiedono. E ovviamente che tu canti con il microfono, senza, con una base musicale o a cappella, eccetera, prenditi un po' di tempo prima di cominciare e non buttarti subito, cioè crea un momento in cui si capisca che c'è un'esibizione da fare. Altrimenti, dai, canta la canzone, ok, e canti. Canta la canzone, ok, ti prepari, respiri. E poi inizi a cantare. In questo modo si capirà che tu hai bisogno di entrare in un mood che sia una concentrazione che ti porta ad interpretare bene quel brano. Durante l'esibizione poi cerchiamo di coinvolgere la giuria che abbiamo di fronte, se c'è una platea eccetera, in modo che si capisca che noi stiamo cantando per loro. Cantare ad esempio con gli occhi chiusi va bene anche ogni tanto per concentrarsi, però poi subito dopo mandare, magari utilizzare anche il corpo, i gesti per far capire che voi siete nella canzone ma che state mandando energia verso il pubblico e verso chi vi sta, diciamo, analizzando, non so come si può dire. Prepariamoci eventualmente anche una risposta a una domanda classica che si fa alle audizioni: perché dobbiamo scegliere proprio te per il nostro programma televisivo, per il nostro canale, eccetera. A volte si rimane un po' impacciati. Cosa potresti dare al grande fratello? Beh, sudore molto, credo. Anche peli. Cosa potrò dare a loro? Non lo so questo. Un tuo difetto? Non gli ho detto niente. Niente? Ma nessuno ha difetti? Un tuo pregio invece? Cosa? Un tuo pregio invece? Dai. No, pi? No, pregio. Una tua cosa positiva? Positiva? Sì, c'è una bella ragazza. Quello è il pregio! Quindi prepariamoci prima la risposta a questa domanda, semplice, essendo ovviamente sinceri, perché voglio sfondare nel mondo del reality show, non so, perché voglio fare il cantante nella vita, perché ho bisogno di sentirmi realizzato, cioè scegliete una risposta, ma è importante sapere subito quello che si dice, si deve dire, perché a questa domanda a volte si è spiazzati e si inizia a balbettare, perché non lo so, iniziamo a dire delle cose tipo, a me è capitato ad esempio a Roma, ho fatto un provino un po' di anni fa e mi chiesero perché dobbiamo scegliere te per questo programma, io ovviamente non ero pronto e ho risposto perché sono bello, sì, la prima cosa che mi venne in mente, e loro poi ovviamente hanno detto ti facciamo sapere. E io sto ancora aspettando. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.